Noi siamo un comune virtuoso, lo dico sinceramente, il che non significa perfetto, ci sono ancora tantissime cose da fare, però siamo virtuoso perché è un comune che tra privato, pubblico, scuole, c'è associazioni, c'è una buona collaborazione, si cerca di fare il meglio. I servizi scolastici da noi sono tutti stati attivati dal primo giorno di scuola. Come ha giustamente detto tu, non bisogna fermarsi perché c'è tanto ancora da fare. L'avvocato Nocera con la sua presenza e la sua esperienza rappresenta un pezzo della legislazione italiana sulla disabilità, ne ha formulati i principi, ne conosce le ratio. Ascoltarlo è sempre una ricchezza perché fornisce riferimenti di legge dalle quali attingere risorse, interpretazioni, esperienze che vanno oltre il locale. Per cui averlo oggi a Mazara con tutti i presenti significherà porre le più disparate domande alle quali risponde a 80 anni con una pertinenza che fa impressione a noi più giovani, perché non dimentica un articolo, un comma, una legge, è veramente un pozzo di scienza e conoscenza. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello che lui oggi ha sottolineato da persona che vive la disabilità. Lui ha detto: abbiamo fatto delle lotte per tantissimi anni per portare i ragazzi fuori dagli istituti nelle scuole di tutti, ma ad oggi c'è un passo ancora da fare importante perché dopo la scuola questi ragazzi molto spesso ritornano negli istituti. Quindi abbiamo un'integrazione scolastica che non è ancora diventata un'inclusione, un'integrazione sociale. Dopo la scuola si ritorna a casa, si ritorna in istituto. Questo sembra essere un po' il tema della giornata, anche se la legge sulla buona scuola, di cui lui è un promotore a livello nazionale, indica anche delle vie diverse che ci possono aiutare a realizzare un'integrazione migliore per i ragazzi e per le famiglie che vivono questo peso e anche questa ricchezza. Sì, ecco, questa è una dimostrazione che la nostra amministrazione intanto pone un'attenzione particolare e molto calorosa, veramente, verso questi soggetti con problemi. E non li chiamerei proprio disabili, perché loro hanno delle abilità diverse e quindi la nostra amministrazione tiene presente la persona. E vuole fare di tutto perché quelle abilità che ogni individuo possiede vengano valorizzate, vengano sfruttate e vengano potenziate al massimo. Difatti, poi questo incontro bene, che abbiamo avuto, che si sta svolgendo adesso, oltre che ad essere un incontro, come l'ho definito, informativo, è un incontro formativo perché tutti gli operatori che sono convocati e che sono qui presenti e abbiamo tutti questi, hanno, e abbiamo tutti il sacrosanto dovere, ma anche perché lo sentiamo, di collaborare e di imparare a interpretare meglio le leggi che si sono nello Stato perché vengano attuati nel miglior modo possibile. E per esempio si sta parlando del progetto di vita, una innovazione. Io non voglio sottolineare le cose belle che si sono realizzate e come ci ha fatto il complimenti questo Salvatore Nocera, dicendo che Mazara è uno dei pochissimi e comuni in tutta Italia che ha attuato i servizi verso i disabili dal primo giorno di scuola. Per la prima volta abbiamo messo insieme praticamente le scuole, l'ente comune e infine le famiglie per parlare tutti la stessa lingua. Sappiamo benissimo che è un momento di transizione, le leggi stanno cambiando, la buona scuola ci porta verso un cambiamento. E sia nel mondo scolastico ma sia anche nel dopo di noi. Quindi è giusto confrontarci, parliamo tutti lingue diverse, però dobbiamo convergere in un unico punto che io chiamerei inclusione. L'inclusione diciamo che noi come Centro Territoriale per Risorse sull'Handicap abbiamo avuto la fortuna di avere qui presente l'avvocato Nocera, il quale chiarirà i punti della normativa che sta entrando in vigore e abbiamo invitato i vari referenti delle scuole,
e quindi loro faranno le domande nell'ambito del mondo della scuola, ci sono anche associazioni di famiglie che chiederanno chiarimenti riguardante le nuove normative che entreranno in vigore e stanno già entrando in vigore.